Innanzitutto la dobbiamo chiamare influenza messicana e non suina. Ci spiace che questa volta, a differenza di altre influenze, si sia voluto specificare la modificazione del virus e quindi penalizzando un comparto non a ragione, che è il comparto della produzione dei suini, che vale circa 9 milioni di capi in Italia, 2 miliardi e mezzo di euro. È una carne sicura, non lo dice il sottoscritto, ma lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi l'invito è a consumare questa carne e magari approfittarne, visto che i prezzi sono crollati, anche per farne scorte familiari.